Allora, nuovo video review, stavolta vi voglio parlare della Goof-Proof Brow Pencil di Benefit. Sapete che Benefit ha una linea specializzata appunto per le sopracciglia. Questa qua è la loro matita, si gira e viene fuori appunto la mina. E io ho deciso di acquistarla prima di tutto in una mini size, appunto perché è un prodotto abbastanza costoso, quindi mi sono detta, beh, prima provo, poi vedo insomma se ne vale la pena, e vi anticipo già che sicuramente ne vale la pena. La colorazione che ho io è la numero 3. E vi devo dire che mi ha veramente stupito, è molto molto valida. Vi faccio vedere l'applicazione così ne parliamo insieme. Allora, io vado semplicemente a riempire un pochino le mie sopracciglia. Quindi vado in questa zona. Non vado a fare un grande disegno, una grande definizione perché non mi piace lasciarle più naturali, con un effetto diciamo più naturale, e vado appunto a cercare di disegnare dei peletti appunto dove io ho dei buchini. E poi l'altra cosa che faccio è allungarle un pochino verso la fine perché le mie sopracciglia sono leggermente corte, non mi piacciono così corte. Poi vado a dare una sfumata, aspettate, con uno scovolino vado a dare una pettinata e una sfumata per vedere appunto se mi serve da aggiungere prodotto in qualche zona. Fatto questo, di solito, ovviamente poi faccio anche l'altra, probabilmente poi vi faccio vedere una per essere più breve. Fatto questo, lo vado a fissare. Devo dire che è un prodotto molto buono e resta così, anche se non andate a metterci sopra niente, però a me piace andare sopra o con un pochino di lacca spruzzata sullo scovolino che vi ho fatto vedere, oppure ci vado sopra con l'Essence Lash Brow. Questo qua che è appunto un gel trasparente da poter mettere sopra alle sopracciglia, e questo qua le va a fissare e a pettinare ulteriormente. È un prodotto economico, quindi insomma utilizzo questo qua, e c'è anche ovviamente il fissatore proprio della Benefit, che io non ho provato, quindi non vi posso recensire, però insomma io utilizzo questo qua che è più economico. Vedete la differenza, si vede qui dove io ho dei buchini anche qui alla fine, insomma, e quest'altro invece che è molto più definito. Il colore è perfetto per me, il numero 3. Devo dire quindi assolutamente che è un prodotto promosso, andrò sicuramente ad acquistare la full size. Fatemi sapere se qualcuno di voi l'ha provato e che cosa ne pensa, come si è trovata, e se qualcuno di voi ha provato il gel, quello là nel pot, insomma mi fa sapere come ci si trova, perché vorrei provare la mini size anche di quell'altro prodotto, insomma per vedere se mi trovo meglio con quello o con la matita. In ogni caso questa qua è strapromossa, ve la consiglio. Spero che questo video vi sia utile, se vi va iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima.